Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, considero la relazione del collega Mulder un ottimo sforzo per migliorare la politica agricola in Europa. Il tema dell'agricoltura coinvolge sempre i maggiori interessi in Europa. Considerato che la metà della superficie dell'Unione Europea è adibita all'agricoltura, ritengo che la condizionalità rappresenti uno dei segnali politici più importanti in termini di esplicitazione della volontà di confermare il sostegno al settore agricolo, subordinato tale sostegno al rispetto delle tematiche ambientali. Mi piace sottolineare il senso comunicativo di questo provvedimento nei confronti dei cittadini e consumatori, ritenendo un modo molto importante per la sensibilizzazione su un tema attuale come la protezione dell'ambiente. Condivido gli sforzi del relatore tesi a semplificare la condizionalità. Ritengo infatti che sia improduttivo oberare gli agricoltori di eccessivi sforzi per adeguarsi alla legislazione. Con l'introduzione di nuovi argomenti come il cambiamento climatico, le bioenergie, le risorse idriche, la gestione del rischio e la Commissione ha mostrato di voler fare qualche passo in avanti, anche se resta ancora in parte ambiguo il modo in cui si tratta la condizionalità. Ci si limita ad indicare una generica esigenza di semplificazione, senza chiarire obiettivi e modalità di applicazione. Elementi come la semplificazione, la deregolamentazione ed aggiungo io trasparenza devono infatti essere sempre alla base di qualsiasi attività che provenga dall'Unione Europea. Mi fermo qui, ma signor Commissario, so che 10 giorni fa è stato a Brescia, credo alla mia provincia, credo anche qui sul problema, è fuori un po' fuori logico, però ha potuto assaggiare i vini, i prodotti tipici di Brescia e credo che non aggiungendo il zucchero nel vino significa anche dare alla qualità un giusto equilibrio, un giusto premio a chi produce. Grazie.